Luciano Imbriani, sono tornato, non divaghiamo in mille temi, no. Tu sei tornato dagli Stati Uniti, hai portato un sacco di novità per la primavera e per l'estate. No. Non materiale, cioè ho dato un'idea, mi sono fatto un'idea della primavera e mi rendo conto che sarà una più... Per esempio un capo Come questo carino. Cioè sei dimagrito perché questo è una L. Sì? Sì, è una L. Mi fa piacere, è strano perché alle cene con te mangio sempre come un tribunale. E dopo? Non divaghiamo. Beh. Ma questo per esempio che vuol dire che è tornato il mimetico? Sì, il mimetico è entrato nel settore dell'abbigliamento da svariati, no, non tanti anni, sono entrati da quando hanno fatto questa riforma del fisco. Con la riforma del fisco automaticamente è tornato questo forte, questo mimetico, che va però in un fisco hop, su. Ascolta, e allora questa gente mimetizzando ne trovano pochi in questo modo, ecco che va forte. No. Che proponi per la primavera estate? Allora, io proporrei un risottino però con i fiori di zucca freschi, pomodorini, queste cose in questo modo, e poi mangiare leggero, insalate, queste cose così, perché se no non entra la più. Roba che oggi è tutta slim non entra, perché prima di tutto oggi il negozio di abbigliamento deve essere legato fortemente anche alla alimentazione, certo. Queste cose qui, perché una buona alimentazione ti fa vendere di più, perché oggi essendo tutta la roba slim e te non gli puoi dire a una persona, faccio un esempio, non come te, simile te. Mm-hmm. Che quando dice che taglia è, e lui ti dice una schedina XXX e te ci devi mettere l'una, queste cose non sono belle proprio. Insomma, poi riempi il video. Ma secondo te tanto. Non bastava la Rita che mi offende tutti i giorni, che sono grasso, che ho la trita? No, lei te lo dice nel senso amorevole, buono perché buono. Non ci mette il più. Sei te il testa di cazzo che lo dici da stronzo. Ora, la parola stronzo è grossa, però stronzetto. Potrebbe andare bene, no, bisogna dire la verità. I colori? Quelli ti rifanno vedere, cioè quest'anno è una primavera di tutti i colori, basta vedere la mattina quando apri i telegiornali, leggi i giornali, è una primavera di tutti i colori. Come finirà questa primavera? Nessuno te lo può dire. Beh, meno male che la Rita, mentre te parlavi, ha fatto vedere la tua roba, perché io ho un'idea. Vai. Che... Queste sono le... Fermo, zitto. Con questa si va in banca. Sì. Segui, Sì. E si fa una rapina. Te entri in banca e le dici, fermi tutti o vi stendo. No, cioè, vi aiuta. Sì, ma è carina. Queste sono le mollette che ho preso per il tuo guardaroba quando stendi la roba. Che sono te l'ho preso in America, perché loro hanno lì le XXXX, è tutto un X, è tutto grande, hanno delle dimensioni disumane, sì, tant'è vero che è l'unico, anche sessuale, in tutto, sì, l'unico posto dove non faccio le docce quando vengo a palestra, è impossibile, perché lì è tutto grande. Abbiamo non parlato, ma visto l'abbigliamento di Luciano Imbriani, in via San Giovanni Decollato, con 21, con ben due negozi, uno in fronte all'altro. Il papino di Monterchi ti saluta perché viene sempre con i suoi amici, è diventato un tuo cliente. Devo dire la verità. Cioè, spieghiamo che io non ho la percentuale, ma semplicemente lo pubblicizzo per amicizia. Grazie, non come da Bionette, quello che fa le scarpe, non voglio dire perché. Nomi non se ne fanno. Qui. Tutti zitti. Qui Imbriani a voi studio. A voi studio.